Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova partita di Chrono 2 per PlayStation 2. Oggi andiamo a fare il solitario Malacrima, molto bene. Tra l'altro, ripetendo il livello nella scorsa parte, quando sono dovuto andare a prendere il collezionabile che mi mancava, mi sono reso conto che appunto il livello era lo stesso che avevamo già affrontato inizialmente, inizio gioco, e quando vai a rifare il livello ti permette di scegliere se affrontarlo nella modalità classica o nella modalità, diciamo, oscura, alternativa. Molto carina come cosa. Il sigillo è sparito. Ok, veniamo a noi. Clonoa, guarda. Che cacchio è? Ehi, guardate. Potrebbe essere il quinto regno? Potrebbe essere. Anche perché non vedo cos'altro potrebbe essere, sinceramente. Clonoa, dobbiamo sbrigarci. Su, usa questo. Di nuovo? Bene, andiamo, Lolo. No, di nuovo la sezione a bordo dello snowboard. Stavolta dove andiamo? Su un letto di miele, oro colato, non si sa bene cosa sia. Ok, vediamo di trovare subito tutte le parti del puzzle. Vediamo un po', eh. Tra l'altro, questo mi ricorda molto un livello i livelli di Crash Bandicoot, mi ricorda tutto ciò. Quelli che in cui eravamo inseguiti Eravamo inseguiti dall'orso polare. Attenzione. Attenzione che qua sono cavoli, eh. Questi massi rotanti, cioè massi rotanti su uno snowboard, inseguiti da un tornado, ma non so cos'altro potrebbe arrivare. Ok, sprofondati in una colata sabbiosa. Interessante. Grazie per avermi danneggiato, bastardo. Ok, però mi curo qua, quindi va bene. No, puttana Eva. Ok. No, mi servi tu, mi servi. No! Cazzo. Mi serviva, cazzarola. Non prendere checkpoint, possibilmente suicidati. Bravissimo. Mi serve, devo andare a prendere quel collezionabile. Spero tra l'altro di non essermene già persi in giro, ma vaffanculo. Ok. Teniamoci questo, così almeno nel dubbio. Ok. No, guarda che l'ho perso. Ok, però ce l'abbiamo di nuovo. Ok, preso. Molto bene. Non è facile questo livello, è più complicato degli altri, sembrerebbe. Ok, checkpoint, va benissimo. Ok, qua prendiamo un po' di gemme. Qua? Sì, curiamoci. Mi serve questo, bravissimo. Ok, molto bene. Prendiamo un checkpoint qua. Madonna, no. Tra l'altro è tutto molto stretto qua. E anche mi sembra molto pericoloso a vedere così, eh. Attenzione. Attenzione. No, forse quello mi serviva. Non vorrei dire, ma forse quello mi serviva. O no? No, forse no. Ok, qua c'è un'altra parte del puzzle, che io continuo a chiamarlo puzzle, in realtà mi sa che sono bambino! Vaffanculo! Lo dicevo che questo era incasinato, eh! Pare che non si vedeva, ma vaffanculo! Vediamo quanti vite dobbiamo perdere qua, ma guarda te che vai sul bordo e poi ti fa sprofondare, ma infame del merda! Ah, che cos'è? Che cos'è? Ciao! Cosa vuoi? Ma vai al diavolo. Ok, prendiamo un po' di gemme. Qua facciamo attenzione. Ok, piano. Prima qua siamo caduti malamente. Vaffanculo, vai avanti. Ok. Madonna. Mette abbastanza agitazione questo livello. Ok, ci curiamo anche se non serve. Bella. Che cavolo. Non si capisce molto bene la prospettiva in tutto ciò. Ok, abbiamo preso una vita. Ho come l'impressione che da qui a poco ci sarà una. No! Ok, c'era solo un cuore, non fa niente. No! Cazzo! Devo prendere, ecco, devo ricordarmi dove sono i due tornado, c'è la parte del puzzle da prendere. Il problema è che non è che si capisce molto bene la prospettiva, comunque da così. Cioè,
Non è molto semplice da capire, sinceramente. Va bene. Cerchiamo di... Ok. Abbiamo perso anche un cuore. Forse lo recuperiamo qua. Ok. Ok, abbiamo preso anche questa parte. Ora dammi un checkpoint. Ok, prima ci sprofondiamo dentro le sabbie mobili, e che è una buona cosa a quanto pare. Qua niente, questo ci curiamo anche se non ci serve. Quello, beh. Oh, attenzione. Oh, cazzarola, manca ancora una parte. Minchia, ogni volta che stai per cadere giù, cioè che ti butti giù da un dirupo, ti trovi il buco sotto. Guarda che bastardi, te li piazzano proprio sotto. Ok, l'ultima parte è lì. Ok, l'ho vista. Ok, minchia, per un pelo cadevo. Quindi boh, al primo colpo, perdendo un paio di vite, però insomma, è andata ancora abbastanza bene, devo dire. Ok, veloce. Merda. Conviene che faccia attenzione, però, eh? Io stavo andando già sprombattuto. In realtà forse è meglio stare un po' più tranquilli. Yeah. Tami, aiutami. Ok, visione completa, molto bene. Quindi siamo arrivati a bordo dell'arca. Direi che possiamo tranquillamente fare un altro livello. Sì, salviamo, sì, salviamo. E poi andiamo a fare ancora un altro livello, perché tanto questa parte per ora è ancora piuttosto corta. Sperando che non ci divorino i dialoghi, che altrimenti no, non ci facciano allungare di troppo la parte. Ok, bam, bam, bam. Grandissimo. Ok, andiamo a fare adesso, dunque, il prossimo livello, che si chiama Anello dell'Embrione. Va bene, va bene. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Nel frattempo, che carica io bevo anche, perché mi sto seccando. Verina. Il mondo appartiene a me. Sarò la salvatrice del mondo. Con questo potere. Con questo potere. Leorina. Cambierò il mondo. Madonna, però non ti cazzare. Quindi adesso devo affrontare Leorina. E prima o poi toccherà anche a me. Aia, attenzione. Mi sa che gli elementi si stanno ribellando. Qualcosa del genere. Leorina. Che... cosa sta succedendo? No, non può essere. Il dolore, il potere del dolore non può assolutamente... Che cosa? Il potere la sta consumando. Urla di dolore, giustamente, guarda. Sembra un'esplosione di un Super Saiyan. Oh, Jesus. E questo è il momento della boss fight. Ai 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 ai. Chissà come andrà affrontato questo? Lo scopriremo subito. Leorina posseduta. Ok, immagino che... No, aspetta. Sicuramente questo... No, quello non lo posso prendere. Ok, l'importante è saperlo. Sì, con questo coso dovrò poter fare qualcosa. Ma tipo, posso lanciarlo qua? Aspetta. Sì, sarà senz'altro da ribattere. Naffanculo. Almeno penso sia una cosa del genere. Mo proviamo. Ok, vieni qua. Vai dall'altra parte. Proviamo e vediamo un po' se è da fare così. Perché vedo che accelera. Quindi immagino che... No. Immagino che niente. Cosa devo fare? Non ho idea di che cosa debba fare. Magari più semplicemente devo sbatterglielo contro. No. Adesso capiremo. Perché poi sto tizio frena. Aspetta. Vediamo un attimo una cosa. Ok, magari tipo devo sbatterglielo nel culo. Proviamo. Sì. Ok, dovevo sbattagliarmi il culo, perfetto. Il che è un'ottima cosa, a quanto pare. Sembra piacergli alquanto. Ok. No. Cazzo. Non vedo niente. No. Salto non ce l'ho fatta. Vabbè.
Ci riproviamo. Vieni qua. Yeah! Che violenza! Gli ho perpetrato l'ano. Interessante. Ok, che cosa sta succedendo? Stai tipo accumulando dell'energia, non mi piace. Ma... ah, forse devo... ah, forse ho capito cosa devo fare. Ok, devo fare questo. Sfruttare il doppio salto, cioè il doppio nemico. Bene. Quindi la prima barra è quasi andata, eh. Vediamo un po' se riusciamo a sconfiggere l'orina modificata geneticamente. Attenzione. Bene. Ah, di nuovo, eccola qua. Ok, dovevo fare di nuovo la stessa cosa. Ok, no. Non ce l'ho fatta. Aspetta, forse ce la facciamo stavolta. Sì, eccola qua. Ancora una volta. Grazie, che mi ha dato un cuore. Grandissimo. Il cuore salterino, grande. Mi aiutano un po' con la cosa. Ok, t'ho fregato. Soltanto ho anticipato i tempi sbattendotela pesantemente nel culo. Ok. Ma tipo mo cadono mica sti blocchi. Mi sa di sì, eh. O no? Aspetta. Oh, attenzione, non l'avevo mica visto questo. Ah, devo fare così, guarda. Aspetta un attimo. Quella. Vieni qua. No. Guardate, stavolta ce l'avrei fatta. Se non c'era di mezzo sto tizio. Ok, vieni indietro. Ma vaffanculo. Dai, che cos'è? Ok, colpite. Poi ma che adesso non ho più vita. C'ho un cuore solo. Ben paura che... nah, puttana Eva. Salta. Vieni qua. Andato. Ok. E poi ancora un colpo da qualche... ui, piano. No, cazzarola. Ui, e torna indietro sto infame, guarda te. E dai, però. Minchia, complicata sta boss fight. Mi sta... ui, mi sta veramente... ok, colpito. Mamma mia, che ansia. Cosa succede adesso? Prossima sezione. Quella bagliore. Che cazzo è diventato? Madonna. Cosa fa? Ho solo più un cuore. Non posso più permettermi di sbagliare alcunché. Ma tipo, quando tu salti io te lo sbatto di nuovo nel culo. Sì, e vai. Ok. Vieni qua. No, ma ha colpito, cazzo. Ok, riproviamoci. Uno. È andato. Un colpo nel culo l'hai preso. Stavolta ti è anche piaciuto, secondo me, un pochino. No, e mi sono fatto colpire. Deficiente. Dai. Facciamo attenzione per la miseria. Salta. E opla, è andato. Stavolta ti è piaciuto, di la verità. Vedi qua, ti ho anche qualche colpetto così con l'anello che non guasta mai. Grande, esplodi male. Ok, abbiamo sconfitto l'orina. E mo vediamo che cosa ci dice, se ha qualcosa da dirci. Vediamo un po'. Sta morendo, giustamente. Che cosa patetica. Leorina. Usare il potere. E piange, però. Ah, volevi dire che il potere ha usato me. Lo sapevo. Era solo una finta. Né sacerdotessa, né salvatrice. Nient'altro che una sciocca. Leorina. Dannazione, dannazione, il potere non ha valore, non può nemmeno vincere il dolore. Ah.
Clonoa, devi fermare la creatura della tristezza. Non puoi permettere che consumi il mondo. Ferma l'arca prima che colleghi il regno del dolore a questo mondo. Lolo, sei pronta. Tu e Clonoa potete farcela. Dopotutto siete arrivati fin qui. Io ci riuscirò. Ok, fermiamo quell'arca. Grandi. Quindi alla fine Leorina non era neanche poi così malvagia, tutto sommato, ma lo sospettavo già comunque, perché si vedeva che era mossa comunque da un qualcosa di abbastanza nobile. Non sembrava così merdosa come tutti i boss e cattivoni di turno. Ok, salviamo l'avventura, ma certo, e salviamo sì sempre qua. Noi questa parte la facciamo finire qui. Come sempre vi invito a mettere un bel mi piace, a commentare, a condividere il video se vi va. E chiaramente vi ringrazio per aver visto questo video, l'ho messo al fondo, ma non importa. Noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima parte di Clonoa 2, in cui andremo a fare, quando avremo caricato, volevo giusto leggere il nome del prossimo livello. Bravissimo. Andremo a fare il prossimo livello, che è il ritorno all'arca. Quindi niente, lo faremo però poi nella prossima parte. Quindi per ora è tutto, noi ci salutiamo e ci vediamo appunto al prossimo video di Clonoa 2 per PS2. Quindi alla prossima ragazzi. Ciao ciao!